Laura Sinceri, ospite all'Artelesia Film Festival, è la prima volta che vieni? Sì, la prima volta. E come ti è sembrato? Bellissimo, molto molto entusiasmante, perché i bambini, i ragazzi sono pieni di energia. Ti sei sentita, diciamo, accolta bene? Sì, sì. Anche ho visto le domande che ti hanno fatto, sono pure abbastanza... È divertenti, che hanno chiesto se ero sposata, sì. No, è stato bello. Tra l'altro Laura ha partecipato pure a un film molto importante che qua a Benevento ha fatto scalpore. Si tratta di Janara. Come ti è sembrata questa esperienza nella zona del Sannio? Una splendida esperienza. Il film è stato girato in 3 settimane, quindi una produzione indipendente, fatto con tantissima passione e con tanta proprio anche amicizia. Partecipazione da parte di tutti, e siamo stati accolti benissimo dalle persone del luogo, che appunto sono intervenute come comparse, ma anche solo per appunto sostenerci. È stato molto molto bello. Da quanto tempo si pensava di farlo, di fare un film del genere? Oddio, da quanto tempo so che insomma ci sono, insomma, il tema della Janara è molto sentito qui, e so che sono stati fatti anche dei cortometraggi, so che è un argomento che interessa. E quindi poi il produttore, il regista e il produttore hanno insomma raccontato questa storia. Tu ci tornerai a trovare qualche altra volta all'Artelesia? Certo, eh? Se mi invitate vengo subito. Allora sicuramente guarda, tornerai, perché poi noi abbiamo anche un evento estivo molto importante. Uh-huh. E deve venire il tuo collega Alessandro D'Ambrosio, venite insieme. Forza. D'accordo, io ti ringrazio, grazie. È stato molto gentile, una bellissima ragazza, voi. Ti facciamo tanti auguri. Grazie. E ti ringraziamo. Grazie.